Sono tutte rivolte alle prossime elezioni del Consiglio provinciale le attenzioni del mondo politico nocerino. Resta lo strano caso di Saverio D'Alessio, che è candidato con Forza Italia, mentre al municipio è parte integrante della coalizione civica di centro-sinistra che è al fianco del sindaco Manlio Torquato. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso D'Alessio, il quale ha riferito che sul piano politico le sue idee si sposano con quelle del centrodestra, mentre sul fronte amministrativo è con Torquato in quanto eletto consigliere comunale con la sua coalizione. Intanto Giancarlo Giordano, che sperava di essere lui il candidato della maggioranza politica, ha convocato per domani sera la commissione urbanistica che dovrà occuparsi della monetizzazione degli standard urbanistici. Sembra che il sindaco non fosse d'accordo su questa convocazione. Con uno sviluppo di nuove strade, che quelle che noi cercheremo in parte di realizzare, almeno alcune strade che permetteranno un accesso più facile dall'interno.